Sabato 15 luglio da Porto San Giorgio è partita la macchina del tempo che ha permesso a turisti, curiosi e appassionati di vivere tutte le emozioni legate alla moda e ai motori d'altri tempi. 33 auto storiche ed altrettante interpretazioni legate alla moda di ogni epoca, a partire dai ruggenti anni 20 dello scorso secolo fino ai tempi moderni, hanno dato vita ad una due giorni partecipata, ricca di iniziative ed itinerante. Dopo che nel pomeriggio di sabato hanno dato bella mostra di sé, andata e ritorno per le vie e le strade che portano dalle spiagge affollate fino alla suggestiva città ricca di cultura e storia quale Fermo, i bellissimi mezzi storici si sono riuniti nei pressi di Piazza Matteotti, tornando a Porto San Giorgio. Filmati, racconti, ricordi, curiosità ed oltre 100 canzoni hanno creato un'atmosfera unica e fatto da scenografia ideale alla tradizionale passerella di auto e moda che ormai è giunta alla 16ª edizione. Entrata a far parte a pieno titolo del cartellone degli eventi del comune di Porto San Giorgio e che ha riconfermato la grande partecipazione di pubblico grazie alla puntuale e precisa organizzazione del Club Auto Moto d'Epoca Piceno. Ricordiamo che la manifestazione Moda e Motori d'altri tempi ufficialmente iscritta nel calendario nazionale dell'Automobile Club Storico Italiano come evento di carattere turistico-culturale riservato ad auto omologate ASI o con passaporto FIVA di costruzione anteriore al 1970. Moda e Motori d'altri tempi anche per questa nuova edizione ha fatto centro, regalando lo specchio di epoche che non smettono mai di affascinare, creando una liaison d'effetto e ricca di emozioni fra la passione per i motori e le belle auto e quella per la moda di altri tempi. Tempi ed epoche che resteranno per sempre nell'immaginario collettivo come anni d'oro, anni ruggenti, ricchi di fascino e di ispirazione. Torna un grande evento dell'estate sangiorgese, è moda, motori ma soprattutto turismo, visto il coinvolgimento di tante persone. Beh sì, diciamo è una manifestazione abbastanza particolare. Poi successivamente anche molti club hanno cercato un po' di seguire questa linea e noi abbiamo fin dall'inizio, diciamo in questa occasione che capita un po' magari nel periodo di maggior traffico, ci sono i villeggianti e chi va al mare, per cui anche i problemi del traffico ci incentivano. E diciamo la manifestazione comprende una sfilata di auto che vanno dai primi del Novecento agli anni 80, per cui ci sono modelli popolari, modelli sportivi, modelli più di lusso e sono abbinati con modelle che indossano abiti delle rispettive epoche, per cui abiti lunghi con cappelli dei primi del Novecento, poi gli anni 20, gli anni 30, insomma fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma in più ancora, oltre questo, viene illustrato, diciamo, aiutandoci con il maxi schermo, presentatore Massimo Del Papa illustrerà il periodo storico, l'evoluzione dell'industria e del costume appunto dagli inizi del Novecento ai giorni nostri, e il tutto sarà abbinato alle musiche delle rispettive epoche, perché come sappiamo la musica ci riporta indietro nel tempo, nel periodo di riferimento. Per esempio la musica degli anni 60 ci fa rivivere quel periodo, e ovviamente ogni periodo ha le sue musiche, per cui certo, questa ricostruzione storica, diciamo, legata con la musica. Quali sono quest'anno le peculiarità di questa manifestazione a livello motoristico? Quali modelli particolari si possono ammirare? Beh, i modelli, come dicevo, appartengono a una vasta gamma. Si va dalla Citroen 5 cavalli, 5 HP del 1925, poi c'è un'altra Citroen del 29, una C4, un torpedo, un classico torpedo degli anni 20, anche questa Fiat che è dietro le mie spalle è una 502 degli anni 20, e poi man mano saliamo agli anni 30 e negli anni 30 abbiamo una Balilla Coupé, e poi se eliminarle tutte, ma ci sono delle Porsche, c'è un Opel degli anni 50, c'è la mia 1100 Cabriolet del 48, insomma ognuno ha le sue caratteristiche, ci sono le varie Alfa, Giulietta, Spider e Sprint, e una Corvette, e una Lancia Beta, una Buick degli anni 30, sono 35 auto e rappresentano un po' la produzione
la produzione mondiale, perché non sono soltanto italiane. Gli equipaggi principalmente, oltre alle Marche, abbiamo l'Umbria, abbiamo l'Abruzzo e anche una parte dell'Emilia-Romagna, perlomeno la parte a noi più vicina, ovviamente. Novità, il coinvolgimento di Civitanova Marche, come è nata e come si è sviluppata quest'idea? Beh, l'idea c'è stata da sempre, perché ci andavamo in passato, addirittura facevamo manifestazioni sul corso Vittorio Emanuele, chiamati, invitati dall'associazione commercianti degli anni passati. Poi il nostro consigliere Alberto, che risiede a Civitanova, ha contattato la Prologo tramite l'assessore e insomma ci ha preparato un po' la piazza, ma è un ritorno, diciamo, non è una scoperta nuova. Ma qui oggi sono presenti anche come invitati e come duopo i presidenti dei club dell'Abruzzo, dell'Old Motors d'Abruzzo, del Cimae di Iesi, dell'Old Autor Club di Luigi Fagioli di Osimo, e ci sono appunto gli Umbri rappresentanti, insomma c'è un po' rappresentato tutto il nostro mondo. Perché a suo avviso nel tempo questo evento ha sempre raccolto grandi consensi tra gli appassionati di auto d'epoca? Beh, perché c'è questo mix, dopo ovviamente tra di noi appassionati c'è chi ama il cronometro, chi ama le sportive, per cui preferisce manifestazioni un po' veloci, sia a cronometro che senza, ma di un certo livello. Invece noi piace più la passeggiata, la contemplazione, e in questo caso valorizziamo sia il luogo, sia i veicoli e sia un po' la storia che abbiamo alle nostre spalle. Durante l'anno facciamo sia la scampagnata, la classica scampagnata senza impegno, e sia manifestazioni, qualcuna la facciamo anche noi a cronometro, insomma cerchiamo di accontentare tutta la fascia, sia dei motociclisti, sia degli automobilisti, sia quelli che amano più la condotta sportiva, sia quelli che, avendo anche le macchine più datate, preferiscono qualcosa di statico, magari anche parlarne di questi veicoli e dell'evoluzione tecnica, come di solito faccio io, che sono un tecnico. Mi piace mettere in risalto come è avvenuto il progresso, perché è stato graduale, passo dopo passo, errore dopo errore, si è corretto l'errore e si è andati avanti, e questo in tutti i campi, e soprattutto adesso che purtroppo non abbiamo più un'industria automobilistica nazionale, e questo ci rammarica tantissimo. Non c'è più la Lancia, non c'è più l'Alfa Romeo, non c'è più la Fiat, soprattutto non ci sono più le aziende che preparavano le parti di ricambio, gli accessori, i carrozzieri, i pininfarina, i Bertone. Qui è finito tutto, purtroppo, e noi cerchiamo di tenere in vita un mondo che non c'è più. Come vedere un filmato fatto da attori che non ci sono più, però nello schermo li vediamo ancora vivi. Come mai questo cambio di location? Sì, è stata una scommessa che abbiamo proposto al campo e agli organizzatori, e hanno accettato la nostra scommessa, quella di portare la manifestazione dal lungomare, diciamo classico per una manifestazione estiva, al cuore della città, proprio al centro. Ci sono questi 120 metri di piazza, il via della stazione, perciò siamo sicuri che sarà un successo, ma il ringraziamento in anticipo già lo facciamo a loro per aver creduto nella nostra proposta, nella nostra idea di cambiare. Quali saranno gli altri eventi clou di questi mesi caldi? Allora, innanzitutto tengo a salutare gli amici di 2RS, ci fa molto piacere che siete qui per questa splendida manifestazione di moda e motori. Abbiamo un cartellone molto ricco quest'anno, a seguire posso dire il primo grande appuntamento, che è la Notte Rosa. È anche questo un appuntamento che si ripete tutti gli anni, e da lì si parte in maniera verso la conclusione dell'estate, perché noi abbiamo cominciato molto prima quest'anno. Poi quest'anno abbiamo anche la selezione di Miss Italia, con Miss Italia in carica, perché ospitiamo la selezione con la fascia Miss Eleganza finale regionale. Subito dopo, a seguire, quest'anno abbiamo il piacere di portare a Porto San Giorgio il concerto dei The Colors,
gratuito in piazza Matteotti e chiuderemo con le grandi manifestazioni con il Festival del Mare che si conclude nella zona nord con la padella gigante dell'Adriatico. È una festa che ha più di 50 anni a cui teniamo molto, ovviamente è incentrata sul pesce, è incentrata sulla gita in barca grazie alla marineria di Porto San Giorgio, ci sarà la Santa Messa, è una giornata interamente dedicata al mare. Parliamo di turismo nelle Marche. Sì, noi come amministrazione regionale siamo molto attenti e concentrati sullo sviluppo del sistema turismo tutto e lo facciamo attraverso la valorizzazione di alcuni comparti che sono diversi, che passano dall'enogastronomia, dalla cultura, da eventi sportivi e come in questo caso una serata particolare, tra l'altro nella mia città, dico orgogliosamente, Porto San Giorgio, che abbina moda e motori, quindi anche questa di stasera sarà un'occasione sicuramente per far conoscere una città, un territorio e soprattutto per creare le condizioni per uno sviluppo economico quando il turismo, ripeto, per noi è un tema amministrativo fondamentale, abbiamo fatto scelte importanti sotto il profilo legislativo, penso ad esempio alla legge sull'enoturismo, sull'olioturismo portata in consiglio e votata, io sono stato relatore di maggioranza e quindi la legge sui borghi come altre iniziative e ricordo un dato importante del 2022 che è stato l'anno record delle presenze di turisti nelle Marche, quindi significa che siamo sulla buona strada, stiamo facendo ottime scelte, queste manifestazioni ne sono una rappresentazione concreta e fisica, molto abbiamo da fare, quindi andiamo avanti cercando di arrivare sempre più in alto. Barbara Call, attrice e presentatrice, ospite a Porto San Giorgio. Sì, ho avuto quest'anno l'onore e il piacere di essere contattata da Max Del Papa, che è lo storico conduttore dell'evento, giunto alla 16ª edizione. Diciamo che lo seguivo sui social, visto che insomma, oltre ad essere un'attrice e una presentatrice, avevo anche una grande passione per le auto d'epoca. Avevo già presentato altri eventi, non qui a Porto San Giorgio, e quindi insomma è stato veramente molto semplice dire subito di sì, perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Moda e motori d'altri tempi, è ormai un must dell'estate sangiorgese? Sicuramente sì, è un evento di qualità, un evento caratterizzante ormai la stagione turistica sangiorgese. È una manifestazione che è cresciuta negli anni, è una manifestazione che può fregiarsi della targa Oro Asi, quindi per dimostrare la qualità dell'evento stesso che noi siamo contentissimi di ospitare quest'anno in piazza Matteotti, il primo anno che si fa in questa piazza rispetto agli anni precedenti. Come sta andando la stagione turistica? Da amministratore bene, da commerciante potrebbe andare meglio, perché è sempre così. È stata una stagione un po' tribolata dovuta purtroppo al maltempo, perché è iniziata da poco, perché abbiamo avuto dei mesi veramente piovosi che hanno comunque complicato l'attività delle strutture ricettive e commerciali della città. È partita bene, sicuramente adesso con il caldo, sicuramente grazie anche all'intervento dell'amministrazione con eventi importanti e uno di questo riusciremo a catalizzare persone non solo del territorio fermano ma di tutta la regione e non solo che possono venire a Porto San Giorgio a trascorrere una settimana o dei giorni in tranquillità e in vacanza.
Moda e motore d'altri tempi 2023 arriva a Civitanova Marche, accolta nella sua bellissima piazza centrale. Poi andremo a Civitanova Alta perché è un giro, una conoscenza del territorio. Esatto, esatto. Ieri pomeriggio sono arrivati gli equipaggi, ci siamo concentrati presso l'Hotel Timone a Porto San Giorgio, poi abbiamo fatto un salto, diciamo una scappata, un'uscita a Fermo, siamo arrivati, visitato il Duomo, siamo fermati un momento in piazza e poi gli equipaggi sono rientrati in albergo per cambiarsi d'abito, in quanto la manifestazione che si svolgeva dopo cena a Porto San Giorgio, nella piazza, quest'anno l'amministrazione comunale ci aveva appunto dato la piazza della stazione, il cuore della città, e dopo, appunto, dopo cena si sfilava, per cui l'abito doveva essere un po' adeguato, e le auto che hanno sfilato portavano a bordo delle modelle con l'abito che si riferiva all'epoca storica della vettura stessa, e le auto andavano dall'inizio del Novecento fino agli anni Ottanta. Erano 35 le vetture che hanno sfilato, c'era presente il sindaco, tutta l'amministrazione comunale, il vice sindaco, venuto anche il sindaco di Montefalcone Alpennino, dove spesso a fine stagione andiamo pure. E oggi era dedicato ad allontanarci un po' dal luogo dove abbiamo fatto la sfilata, Civitanova Marche, e avevamo, ci aveva, diciamo, invitato la Proloco sia di Civitanova che di Civitanova Alta, per cui questo è il punto dove d'altronde c'eravamo, come dicevo, c'eravamo già stati tantissime volte in passato, e speriamo di tornarci in altre occasioni. Qui a Porto Civitanova addirittura ci sarebbe piaciuto poter portare la manifestazione stessa che facciamo la sera a Porto San Giorgio e farla a Civitanova, cambiare un po' dopo 17 edizioni fatte a Porto San Giorgio. Benissimo, d'altronde gli equipaggi non sono sangiorgesi ma vengono da un po' tutta l'Italia centrale, addirittura qualcuno è venuto da Verona, dall'Abruzzo, per cui insomma è aperta a tutti. L'importante è che abbiano lo spirito e la macchina adeguata. Ecco, la domenica si va fuori porta, come si dice, e facciamo queste due belle escursioni. Si fa visitare il territorio, appunto, anche a chi come noi, magari, che ci è venuto altre volte, magari viene da fuori e vede come siamo organizzati nelle Marche. Noi cerchiamo di tenerci su, purtroppo vorremmo tenere su anche l'industria italiana, l'industria della moda, ma l'industria dell'auto si è spenta dietro l'elettrico, dietro l'ecologia, dietro non si sa che cosa. Quella della moda sembra che tenga un po'. Presidente, con che macchina sei venuto oggi? È una 1100 Cabriolet del 48, è l'immediato dopoguerra della ripresa, appunto nell'immediato dopoguerra. Era già una macchina, diciamo, di normale produzione, la classica 1100, però in questa versione, che è una carrozzeria speciale del 48, non so quanti potessero permettersela. Allora si parte, andiamo a Civitanova Alta e buona gita. Grazie per il momento. Assessore Gironacci, Civitanova Marche accoglie questa bellissima manifestazione con tante auto storiche, la curiosità delle persone che magari stanno andando al mare e che si fermano perché ci sono dei esemplari straordinari. Civitanova accoglie con calore tutte queste manifestazioni, in questa in particolare perché è una manifestazione particolare che raggruppa, mi sembra, tante associazioni del territorio, e la Campe sono 40 anni che ha formato questa associazione e 17 anni che fa questa manifestazione. Siamo davanti a questa bellissima macchina degli anni 50 americana, Buick, e quindi la cura che mettono questi appassionati in questa manifestazione dimostra l'affetto che hanno per gli anni passati, e quindi vedere sfrecciare queste macchine lungo la strada ci fa tornare un pochino indietro col tempo, un po' di nostalgia ma anche un orgoglio italiano. E Civitanova accoglie queste manifestazioni, ma sono felice che siano qui in piazza oggi e a Civitanova Alta, perché noi abbiamo un bellissimo borgo e accogliamo anche lì con il massimo 360 gradi tutti.
Anche perché qui le persone arrivano dal vicino Fermano, ma questi raduni richiamano persone da ogni parte d'Italia. È un modo per farsi conoscere, pure per una città che non ha certo problemi dal punto di vista della conoscenza e dell'accoglienza. No, Civitanova accoglie, come ripeto, a 360 gradi tutto, ma in particolare mette un'attenzione a queste esposizioni curate e che raccoglie veramente tutto il territorio, perché qui mi sembra che fanno parte, ci prendono parte sia i comuni del Fermano che quelli del Maceratese, quindi la Civitanova è la piazza delle Marche e teniamo a precisarlo, noi accogliamo tutto quello che è del nostro territorio e cerchiamo di proporlo e promuoverlo al meglio. Il signor Renato Braconi con la signora Nina alla guida di una Buick Carlton Carriage DHC del 1937, già modello 38. È una 8 cilindri in linea, la macchina è americana però è carrozzata in Inghilterra, ne sono state prodotte 760, in Italia c'è solamente questa. E da quello che sappiamo tramite l'ASI, ce n'è un'altra in Inghilterra. Carlo Iommi, vicepresidente del Campe, una due giorni intensa, calda, ma molto ben organizzata, affascinante, con tanti partecipanti. Allora anche questa edizione 2023 di Moda e Motori d'altri tempi possiamo dire che va in archivio con grande successo e soddisfazione. Sì, decisamente con grande successo, c'è stato un lavoro dietro sempre più grande per portare macchine nuove, naturalmente per far vedere ai appassionati e ai cittadini che vengono a visitare questa manifestazione. E come ha detto il presidente in precedenza, noi ieri abbiamo fatto il clou della manifestazione con l'esposizione delle auto, il passaggio in Porto San Giorgio, poi il giorno della domenica viene utilizzato per girare intorno al territorio, far conoscere i nostri paesi. In questo caso siamo a Civitanova Alta, che è un bellissimo paese ad ovest di Civitanova, sopra, ecco, che è carinissimo, è piaciuto moltissimo ai nostri ospiti con le auto d'epoca. Soffriamo oggi un po' il caldo, ma siamo in questa bolla di calore, ma abbiamo visto che molte persone si avvicinano alle auto e vogliono sapere il periodo e come andavano e tutto quanto, e vediamo che gli appassionati aumentano sempre di più e questo noi ne siamo molto felici. Campe, associazione con tanti anni alle spalle, ma che tiene alta l'attenzione su queste tematiche, sul territorio, su un modo di stare insieme e fare cultura che è differente da altri. Certo, utilizziamo, se così si può dire, le autovetture di epoca per far conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità. Ecco, in altri raduni portiamo a conoscere le cantine, i ristoranti, le nostre produzioni locali. Ecco. E questo serve per far conoscere il nostro territorio, anche perché le Marche è una bellissima, noi sappiamo benissimo che è una meravigliosa regione, ma poco conosciuta sia in Italia che soprattutto all'estero. Quindi queste manifestazioni servono soprattutto per noi per divertirci, ma per portare a conoscere a tutti i nostri territori e le nostre peculiarità. Il Campe è uno dei club più anziani delle Marche come storia, affiliato naturalmente all'ASI, Automobile Club Storico Italiano, ecco, e ha sede a Porto San Giorgio Fermo. Non resta che dare l'appuntamento ai prossimi eventi e all'anno prossimo per Moda e Motori. Certamente, a metà luglio ogni anno ormai è un appuntamento fisso di moda e motori d'altri tempi, e gireremo altri comuni del territorio Fermano, Maceratese, Ascolano e tutte le altre manifestazioni che seguiranno fino a Natale, poi dopo inizieremo con la nuova stagione con il 2024. Quindi grazie di tutto e seguiteci il più possibile. We'll be right back.